Tanto tu basta farli con tua madre, uè, tra napoletani. Mia madre sta sempre a casa e tu non ci sei mai. Tutte le volte che chiamo, c'è papà, papà non c'è, c'è papà non c'è. Papà lavora? E lavora meno. Mi sembra facile. Ogni cittadino italiano ha una causa, sono 50 milioni di cause. E le devi fare tutte quante tu. Che? T'ha comprato la macchina? Una macchina? A me? No, non una macchina, la macchina, l'alto di gamma della Lancia. Porta Pinciana, Villa Borghese sulla sinistra, vai avanti verso Largo Spinelli, cosa vedi? A Largo Spinelli cosa vedo? Un mare di macchine. Sì, ma all'angolo, un attico, meraviglioso, perfetto per te, Michè. Un attico? A me? Ma perché? Come perché? Un'occasione unica per ricevere i clienti. Sai che figurone? I clienti? Papà, io sono laureato in lettere, tengo i clienti io. No, ma te ne stai lì tranquillo. Ho già preso appuntamento con notaio Di Tullio. Appena arrivi a Roma, firmiamo il compromesso, eh? Oh, sei contento? Certo, anzi. Come anzi? E poi c'è pure il posto macchina, eh? Il posto macchina? La macchina? Papà, io non tengo manca la patente. È l'occasione buona per prenderla. Vai dall'ingegner Bartuccini, che è amico mio. Ehi, ci ha preso appuntamento? Ho fatto una telefonata. Peccato che c'era la guerra, il fascismo, i tedeschi. Altrimenti quella sarebbe stata proprio una bella epoca. Dico, bella per viverci. C'erano meno cose, ma quelle che c'erano, Cioè, sei cucchiaini d'argento erano sei cucchiaini d'argento. Avevano il loro valore, la loro importanza, no? Ed erano importanti per nonna, no? Erano i preziosi che lei li voleva salvare dal bombardamento, così come voleva salvare a te, a zio Umberto. Ma guarda che quel pensiero che mi hai detto questa mattina, dei cucchiaini, guarda che una bella immagine, c'è una riflessione profonda. Questo rapporto fra il tempo e il valore delle cose. Un tema come questo, tu lo sviluppi, ti presenti a New York, all'Istituto di Giornalismo e Comunicazione, ti fai un master di 6 mesi, e con l'intelligenza e le qualità che hai, ma ti rendi conto di che razza di carriera vuoi fare in America? E lì già è bellissimo, perché c'è la folla, il caos, la confusione, ma non devi temere, che lì c'è quell'amico mio, l'avvocato Steiner. Come arrivi all'aeroporto, lui ti aspetta lì col cartello Ridolfi, e poi non ti devi preoccupare più di niente. Poi, tu parli pure un po' di inglese, no? No, io non parlo inglese. Ma sì, dai, t'ho sentito io. Che era inglese? Papà, vedi che era napoletano, quale inglese? Vabbè, meglio, ti fai un corso di 3 mesi, full immersion, non stop, notte e giorno, e oh, esci di là che sei l'inglese as a native. Ah, quando sei venuto qua, no, mi hai messo l'ansia. Mille cose, proprio. Io già mi immagino che arriva alla stazione a Roma e mi vengono a prendere. Buonasera, sono il notaio Di Tullio, vengo a firmare il compromesso per l'attico. No, deve venire prima a prendere la patente, sono l'ingegner Bartuccini, deve venire un attimo. No, sta l'aereo pronto per New York, bam, arriviamo a New York. Adesso a New York, qual è il cartello? Chi è Ridolfo? Ridolfo sono io, adesso ha scritto Ridolfo, uno che c'è follo, confusione da tutte le parti. Steiner, venga da me, venga a imparare l'inglese. 3 ore, 3 minuti, full immersion, 24 ore su 24, venga, venga. No, deve prima
mettere la chiave nella porta, picchi pure la scossa elettrica e non ce la faccio più. 24 ore su 24, cammino sempre, non ce la faccio, correre, Michele, 24 ore, sempre aperto, tutto aperto, correre, io non voglio stare 24 ore aperto, papà, io qualche volta voglio pure chiudere, capito? Dici piuttosto che tu ti preoccupi di me, perché pensi che sono un inconcludente. Altro che riflessivo, sono un inconcludente. Ho preso una laurea che non vale niente e io valgo ancora meno della laurea. Dimmelo, dille ste cose, dille! Michele, quello che penso lo dico, eh. Ho comprato una casa, una macchina a tua sorella, mi sembrava naturale fare la stessa cosa con te. Sono vostro padre o no? Ho sbagliato tutto. Secondo me non era la ragazza giusta per te. Hai fatto bene a darci un taglio. No, veramente il taglio l'ha dato lei. Poi c'ha pure un altro. Ah, non ha perso tempo? Appena vi siete lasciati? No, che? Ce l'avevo quando stavamo ancora insieme. E tu come l'hai scoperto? Scoperto? Ma che scoperto? Papà, me l'ha detto lei. C'ho un altro. Preferisci vino bianco o rosso? No, papà, io non bevo, sono astemio. Decidi tu, per me è uguale. Era sempre uguale. Era tutto uguale. Il vino, il ristorante, mai uno slancio, mai un'iniziativa. Il menù è pieno di piatti appetitosi e a lui non piace niente. Non sa cosa scegliere. Li conosco a memoria i suoi racconti. Il freddo, la guerra, la fame. Forse è per questo che ancora oggi si accanisce così tanto sul cibo. Manicaretti sopraffini e lui li guarda con ribrezzo. Se ne sta lì col piatto vuoto a sbattere il manico della forchetta dentro il bicchiere pieno d'acqua per togliere il gas. Pure l'acqua gli piace, moscia. Prego, accomodatevi. Mettetevi a sedere sulle sgabelle. Sgabelle? Ma come parla? È Civitavecchiese, papà. Qua ci sono stati i francesi, te l'ho detto, stand out. Bel retaggio che vanno lasciato. Ma si sta facendo la doccia? A quest'ora? Ma perché c'è un orario per farsi la doccia? Chi è Lucio? Non lo so chi è Lucio, può piacere. Poi c'è scritto vedere Lucio. Se c'è scritto vedere Lucio vuol dire che si deve vedere con uno che si chiama Lucio. Dai. Scusa, era solo per sapere, per conoscere il personaggio. A volte un dettaglio... A volte un dettaglio, papà, che conosci a Lucio tu? Abbiamo fatto un processo a Lucio, in un dosaccio a Lucio, tu lo conosci? Qualcuno l'ha denunciato a Lucio. Senta, ora le farò una di quelle domande che la fanno ridere, ma Michele, per il resto, come va? Quale resto? Vuoi dire, tutto bene? Niente da eccepire? Ma eccepire che? Voglio dire, com'è Michele al dunque? Cioè lei vuole sapere se le risate che ci facevamo nel 43. Con sta ragazzetta, no? Che vi faceva un po' da cameriera. Per il resto, come andava? Quale resto? Che resto? Voglio dire, tutto bene? Niente da eccepire? Com'era al dunque? Poi ti lamenti del nonno di Napoli, che fece chiedere informazioni su di te dai carabinieri. Tu sei uguale a lui, 50 anni dopo però. Scusa. No, scusa, bastava che te facevi i cazzo tuoi e porta 5, Io veramente a mio padre non mi sarei mai permesso di dirgli di farsi i cazzi suoi. Si vede che se li faceva. Io soltanto volevo essere sicuro che le cose fra te e lei andassero bene. È stata una premura, una carineria nei tuoi confronti. Allora papà, fa una cosa, cerca di evitare certe carinerie, non me le fare, anzi preferirei... Da Pietro Banderporto, pieno di fumo, guarda che facce. Entriamo dai, sono proprio curioso. Ma no papà, che entriamo? Dove vai? Andiamo. Vuoi entrare, Certo, ti dovessero chiedere un caffè, mi toccherebbe vedere mio figlio barista che serve i delinquenti locali.
Ma quale delinquente? Ma ogni tanto faccio un caffè alla macchina, ma perché mi diverte. Sì, sì. Entriamo, dai. Voglio proprio conoscere questo mitico Sor Pietro. Ma quale mitico, papà? Andiamo. Mitico, mitico. Le telefonate al Sor Pietro, il tartufo del Sor Pietro, le risate col Sor Pietro. Non puoi vivere un minuto senza di lui, adesso non puoi entrare. Vai, vai da lui, vai, divertiti. E con me tanto da noi e basta. Ma perché ti sei storto così? Senti a me, guarda, dietro ogni scelta, dietro ogni conversione, dietro ogni scisma, esodo umanitario, dietro c'è sempre una questione di donne, sempre, ricordatelo. Oh, beh, bella questa, ma la mettiamo dentro i cioccolatini, mo. La grande città ci soffoca, troppo inquinamento, cosa non è a misura d'uomo. Sì, sì, tutte cose sacrosante. Ma di che tu a Roma avevi la donna giusta? Corpifero stavi qua. E invece te la sei persa. Per non aver avuto il coraggio di prenderti mezza responsabilità, mezza decisione. Già, è perché tutti quanti devono essere come te, eh? Tutti devono avere le idee chiare su tutto. Tu sai sempre quello che è giusto e quello che è sbagliato. Per te e per gli altri. E beata a te. Io no. Io no. Ma smettila di commiserarti, di fare la vittima, di sentirti giudicato, disprezzato. Ma di piuttosto che sei tu che disprezzi me, il mio modo di essere, le mie scelte. Sei tu che giudichi, che pensi che io sia soltanto un superficiale, no? Che crede solo ai soldi, all'imbecillità, mentre tu invece sei nobile, tu sei superiore. Che ti importa a te di avere un lavoro, una casa, una famiglia, no? Tu hai altri valori, tu! Senti a me, Michele, tu sei soltanto un gran presuntuoso. Chiedo permesso di chiedere il posto al binario 5 anziché 9. Permesso di chiedere al binario 5 anziché 9. Ci stanno le scarpe vecchie qua. Ancora risuona la ritirata? A volte non suona proprio. Allora vai, sennò fai tardi. No, no, c'è tempo. Scusi, che ora è? Le 9:35 minuti e 10 secondi.